Le 450.000 imprese venete guardano al futuro con preoccupazione, ma i dati degli ultimi rapporti non sono male, soprattutto sul fronte export, settore che interessa però solo 30.000 di queste aziende. Solo per così dire, perché se rapportassimo il Veneto alla Baviera, la regione batterebbe da sola in esportazioni le migliori performance teutoniche. Assecondare questi timidi segnali di ripresa è compito delle Camere di Commercio, che oggi guardano particolarmente all'Europa per cogliere opportunità e occasioni che si aprano tra bandi e leggi europee. La situazione è sicuramente difficile, anche se vediamo qualche segnale di ripresa, soprattutto verso l'export. Purtroppo i consumi interni sono ancora al palo, sono ancora fermi. Sicuramente bisogna comunicare bene cosa facciamo, bisogna comunicare bene e dar coraggio e forza alle imprese, perché oggi la depressione è il male peggiore per le imprese. Le Camere di Commercio, guardate, sono un propulsore incredibile per l'economia. Bisogna far emergere la potenzialità e la forza che hanno le Camere di Commercio. Fernando Zilio è stato appena eletto presidente di Union Camere, l'ente che riunisce le 7 Camere di Commercio venete, raccogliendo il testimone di Alessandro Bianchi. Un cambio alla guida che però significa continuità di azione, perché se guardando al governo italiano vengono in mente allo Stato soltanto nuove tasse, spostare lo sguardo sull'Europa rende gli scenari più ottimistici. Union Camere lo sta facendo da tempo. È una struttura dinamica che ha portato risultati importanti, che sta lavorando molto con l'Europa, quindi con questa struttura riusciamo a captare finanziamenti europei molto importanti e faremo sempre di più, perché questo è l'indirizzo. Fare sinergia e squadra, fare 7 Camere di Commercio Venete vuol dire vincere a tutti i livelli. Non dobbiamo che dare segnali positivi, perché se guardiamo a Roma abbiamo qualche difficoltà, se guardiamo all'Europa probabilmente qualche soluzione la troviamo. Dobbiamo assolutamente guardare all'Europa.